Innanzitutto bentornati a tutti. Stiamo adesso rapidamente facendo, adesso abbiamo questi incontri quaresimali che saranno un po' pre-quaresimali e quaresimali, che andremo a vedere un po', perché quest'anno volevo con voi fare un approfondendo il capitolo settimo, mi ricordo sempre della Lumen Gentium, che parla dell'indole escatologica della Chiesa, quindi che si comprende la Chiesa soltanto nella sua dimensione a ampio raggio. Noi, come dice San Paolo, non stiamo vivendo quello che stiamo vivendo soltanto per questa vita, soltanto per questo mondo. Tra l'altro San Paolo dice: se abbiamo creduto in Cristo soltanto per questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ecco, perché il cristianesimo, come dire, propone o in certi casi impone, insomma, delle scelte, delle rinunce impegnative, per cui noi lo facciamo soltanto pensando all'orizzonte ampio, per i sacrifici certamente che comportano, no? Quindi la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere Novissimi, abbiamo visto la morte, oggi vediamo con attenzione quello che succede subito dopo la morte, cioè il giudizio particolare. Ok, le mie spalle penso che si veda bene. Allora, che cos'è il giudizio particolare? Perché i Novissimi sono, secondo quello che abbiamo parlato al Catechismo, morte, giudizio, inferno e paradiso. No, poi ci sono delle piccole articolazioni, perché tra l'inferno e il paradiso c'è il purgatorio, e il giudizio è duplice, il giudizio particolare e il giudizio universale. Allora, il Nuovo Testamento, per quanto riguarda la fonte biblica, parla principalmente del giudizio universale, ma ci sono degli spunti e dei luoghi in cui si fa riferimento diretto o indiretto al giudizio particolare. Adesso dobbiamo andare a vedere. Allora, il primo, qui sono una serie di testi biblici, su alcuni vado a memoria perché li riconosco anche dalla citazione. Luca 16:22 è l'episodio del ricco cosiddetto Epulone. Il ricco Epulone è quella parabola di quel poveraccio, insomma, di quel ricco sfondato che banchettava lavoramente, anonimo e senza nome, e di quel poveraccio di nome Lazzaro che andava a elemosinare anche le briciole dalla tavola del ricco. Questo non gliele dava, e quando sono morti si ritrovano uno in paradiso, o meglio uno nel seno di Abramo, per essere precisi, perché Gesù era molto preciso, come vedremo se ci arriviamo a trattare del limbo. Il limbo ce n'è uno che è esistito sicuramente, perché sono tutti quanti d'accordo quando diciamo nel credo che Gesù Cristo è disceso agli inferi, perché prima che la redenzione fosse compiuta, su questo state tranquilli, in paradiso non c'era entrato nessuno, manco San Giuseppe, manco San Giovanni Battista, nessuno, prima che fosse pagato il prezzo della nostra redenzione. Su questo sta anche nel credo, quindi tutti sono d'accordo, questo è sicuramente esistito. Su quello dopo la redenzione di Cristo qualcuno non ne ammette l'esistenza, e come vedremo è una dottrina comune, non è un dogma definito di fede, quindi si ha la libertà di avere posizioni differenti, no? Senza essere tacciati, almeno per ora, come eretici, perché non è un dogma di fede definito. Quindi, comunque, sto povero buono Lazzaro stava nel seno di Abramo e il ricco stava nell'inferno e tra i tormenti. È chiaro che il contesto della parabola non fa riferimento al giudizio universale, quindi a quello che sarebbe successo alla fine, se no sarebbero stati tutti e due nel seno d'Abramo, e dopo il cattivo andava all'inferno, d'accordo, a differenza del buono. Poi un'altra cosa ce la dice Gesù in croce, che è Luca 23:43, perché un buon ladrone gli dice: non dopo il giudizio universale sarai con me in paradiso, sarebbe pure buono, ma gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Quindi se oggi sarai con me in paradiso, vuol dire che per quell'uomo, voi pensate, no? Ci sono delle persone particolari nel corso della storia. Quello che è capitato andando in croce con il nostro Signore, guardate che, cioè, non lo so, un po', così come a Lazzaro, dicevo l'altro giorno, non ci pensiamo, Lazzaro era il migliore amico di Gesù. Lazzaro, non Lazzaro il povero della parabola, ma Lazzaro, il fratello di Marta e di Maria, è quello il migliore amico di Gesù. Gli è capitato a lui, io. Che vogliamo fare? Il buon ladrone gli è capitato alla croce con il nostro Signore, sentisse di quelle cose, no? Un delinquente, cioè, da tutti i delinquenti che sono nati nel corso della storia, ci si è trovato lui, quindi, insomma, sono cose che fanno un pochino, come dire, fanno un pochino riflettere,
senso buono, con anche un po' tenerezza, no? Poi ci sono i passi della seconda lettera ai Corinzi, che rivediamo, dove San Paolo, anche questi mi ricordo bene, dice che chi non l'ha commesse troppo grosse le colpe si salverà, ma come passando attraverso il fuoco. Quando poi arriveremo, questo è uno dei testi biblici che indirettamente attestano l'esistenza del purgatorio, no? E luoghi di questo genere, insomma, possiamo andare a vedere qualcosa ovviamente di questi. 2 Corinzi 4,14 e 5,8,10. Andiamo a fare una rapida rassegna biblica, così per completezza. Allora, ricordo 2 Corinzi 4,14. Ok, vediamo questa versione, la vedete bene alle mie spalle? Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede, leggo dal 13, di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi, ci vorrà accanto a Lui, insieme con voi. Quindi riferimento alla risurrezione, in rapporto però alla risurrezione del Signore. Qui non si parla direttamente della risurrezione della carne, della fine della storia, ma di quella risurrezione a cui va incontro l'anima al momento della sua beatificazione. Ci sono questi doppi modi di considerare la risurrezione nel Nuovo Testamento. E poi 5,8,10, che dovrebbe essere quel brano che... Ecco. Questo è uno di quelli che si legge ai funerali, no? Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio e abitare presso il Signore. È chiaro che la risurrezione della carne non si sta in esilio dal corpo, perché con la risurrezione della carne si riprende la carne mortale e quella segue immediatamente il giudizio universale, no? Perciò, se abitando nel corpo, se andando in esilio, ci sforziamo di essere lui graditi, e vedete qui, tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Questo è uno dei testi più espliciti che parlano del giudizio particolare, perché qui fa riferimento all'esilio dal corpo, quindi dalla morte, e immediatamente al tribunale di Cristo dinanzi a cui si compare. Ecco, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Questo dobbiamo tenerlo presente, quindi io lo suggerisco sempre anche a quando muore una persona, che la frase migliore da scrivere nell'epigrafe, l'ho detto tante volte ma ripetita iuvant, è: ha reso l'anima a Dio. Perché la morte è proprio questa qui, è esattamente quello che succede. Cioè, appena moriamo, perché l'anima, capite, in un certo senso noi siamo la nostra anima, ma in un certo senso, perché noi siamo, prima ancora che la nostra anima, per certi aspetti, se ci pensate, noi siamo la nostra volontà prima che la nostra anima, perché l'anima non coincide con la nostra volontà. La nostra volontà è una facoltà della nostra anima, ma ci sono persone che all'anima, che dell'anima non gliene importa proprio un'anima, non ne importa proprio niente, non se ne prendono la minima cura, e quindi con la loro volontà fanno una vita, come dire, da piccoli animaletti, cioè nel senso come se ci avessero soltanto questo poco di materia abbastanza malandata che ci portiamo dietro e che cammina verso il suo inesorabile ma lento declino. Poi a noi la scelta, insomma, se vogliamo fare una vita di combattimento perpetuo, io potrei fare il trapianto dei capelli, per esempio, no? Per sembrare un po' meno vecchio, ma insomma non passa manco per l'anticamera del cervello, no? Si stanno adesso tinte, ritocchi, impicci, imbrogli, insomma, lifting, pure a 80 anni, pure a 90 anni, insomma, che dopo uno diventa, che sembra fatto di carta pesta, ma tanto sembra il cimitero, se va a finire un per quanto possa, cioè, ecco, ci stanno poi delle cose che diventano un pochino ridicole, ecco, adesso sto un pochino divagando, perché io capisco, insomma, la cura del nostro decoro, ma quando si esagera nella lotta contro l'incedere della logoria del tempo, si diventa poi ridicolo, insomma, perché veramente, cioè, si vede, insomma, che tutto quanto è artificiale, insomma, mentre gli attori nei film sono truccati benissimo, nel senso che non si vede, insomma,
nella vita reale, si vede un po'. Quindi questo è uno dei testi più espliciti. Poi c'è Ebrei 9:27, Filippesi 1:23, Ebrei 9:27, andiamo a vedere al volo. Ecco qua. San Paolo qui scrive, no? Per me infatti vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che rimanga nel corpo. Quindi, il contesto di questo brano, magari poi andiamo avanti se no ci fermiamo troppo sui riferimenti biblici, è questo, no? Paolo non vedeva l'ora di morire, non vedeva l'ora di morire perché sperava, insomma, avendo speso una vita per il Signore, che presto avrebbe visto e goduto di lui. Anche questa è una cosa che noi dobbiamo porci, no? O stanno tutti quanti terrorizzati del virus? Io no. Sarò un pazzo, sarò incosciente, insomma, eccetera, eccetera. Cioè, a me se mi dicessi, io amo tanto la vita, per carità, cioè, la vita, se resto pure fino a 200 anni a servire il nostro Signore, no? Però insomma, se non per mia volontà, non per suicidio, per desideri disordinati della morte, ma dovesse capitare che il nostro Signore ci solleva dall'incarico, l'unico problema sarebbe da vedere se i computi del purgatorio sono già finiti. Quindi se lui sapesse che i computi sono già finiti e arrivasse qualche cosa, ma io sinceramente non mi offenderei per niente, detto proprio per me, cioè pronto a rimanere fino a 200 anni sul pianeta Terra, ma io sinceramente non mi offenderei proprio per niente, perché cioè, io ci credo che non vedo come andiamo all'altra parte, cioè che se dipendesse da me, capite? Quella è una cosa che dipende dalla volontà di Dio, no? Quindi San Paolo non vedeva l'ora. Poi dice, se per voi devo restare, quindi io potrei dire, essendo un povero prete, se servissi ancora a qualcosa a questa povera chiesa, che il nostro Signore pensa che serva a qualcosa di buono, agli ordini, insomma, rimaniamo qui. Ma se dipendesse, mi dicesse, se tu come vorresti fare? Ma non lo dice, capito? Ma questo non per disprezzo della vita, perché non abbiamo disprezzo della vita. Cioè, che capite? Noi abbiamo l'amore della vita eterna, non il disprezzo della vita, capito? Quindi, ecco, quindi, per carità, cioè, vabbè, no, questa va meglio. Allora, riprendiamo un attimo le fila. Quindi, queste sono un pochino le fonti bibliche, no? In cui si parla del giudizio particolare. Ora, il Catechismo della Chiesa Cattolica dà questa bellissima definizione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è bellissimo, questo si chiama Catechismo degli adulti, per cui sempre troveremo dei riferimenti fondamentali, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica è un po' la bussola che deve orientarci e guidarci, perché per quanto il nuovo Catechismo sia stato articolato, quindi è un testo molto molto ampio, proprio per fornire la massima sostanza possibile anche a tutte quante le sane e sante dottrine insegnate dalla Chiesa, rimane un punto di riferimento, capito? E oggi più che mai, insomma, quando qualcuno si alza la mattina e ne spara qualcuna, quando c'è qualcosa che non funziona deve sempre dire aspetta, per cui io consiglio il testo del Catechismo a casa, bisognerebbe averlo, non serve perché tanto basta andare online, Catechismo della Chiesa Cattolica è ancora più facile, cioè, qualcuno dice che non esiste l'inferno, uno trova Catechismo della Chiesa Cattolica, inferno, e si mette tutto quanto quello che la Chiesa dice sull'inferno. Quindi se qualcuno gli ha girato storto, dice tu tieni le tue idee, d'accordo, ma io sono cristiano cattolico, so che la Chiesa trasmette autenticamente e custodisce la verità, e io a quello, in caso di dubbio, in caso di stranezza, bisogna sempre fare riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Il caro Cardinal Petrocchi, ogni tanto lo cito, esigeva, ecco, anche dai preti, oltre che dai candidati all'insegnamento della religione cattolica, una conoscenza adeguata del Catechismo della Chiesa Cattolica. Certamente un prete conosce anche la teologia, deve approfondire tutto quanto, no? Però io quando ho fatto la professione di fede, il giuramento di fedeltà, io mi sono impegnato ad insegnare quello che insegna Santa Madre Chiesa, cioè quello che Dio ci ha rivelato e che la Santa Chiesa custodisce e trasmette, non idee mie particolari, insomma, no? Il numero 1022 dice così: ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale
il primo punto, cioè, adesso poi ci ritorniamo, la retribuzione eterna. Qui ogni parola pesa una tonnellata, in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo. Qui ci abbiamo già, vediamo un po', 1, 2, 3, 4 punti di riflessione. Per cui o passerà attraverso una purificazione, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente e per sempre. Vedete? Dice, il catechismo di San Pio X era chiaro? Sì, era chiaro, ma pure questo non è che è tanto scuro, insomma, no? Il catechismo di San Pio X era più sintetico, era un po' più nozionistico, però quando si tratta poi di dire, perché, vedete, cioè, la chiarezza è sempre fondamentale, perché già queste cose qui sono al di là della nostra portata, quindi se rimangono pure vacue e eteree, già sono al di là della nostra portata, se le rendiamo vacue e eteree diventano poi il nulla, l'evanescenza, d'accordo? E la nostra fede diventa veramente, come dice oggi, liquida, ma liquida cioè liquefatta, in qualche cosa. Invece la fede deve essere solida, d'accordo? Saldi nella fede, se legge il Nuovo Testamento, altro che liquida. Cioè, per esempio, su questa cosa qui non ci si muove. Allora, ogni uomo, primo, fin dal momento della sua morte, quindi c'è l'affermazione del giudizio particolare, quindi al momento della sua morte, cioè sapere anche bene, abbiamo visto la volta scorsa, per esempio l'altro giorno ho vissuto una cosa molto molto bella, mi è arrivato un messaggio di una mia compagna delle scuole elementari, la seconda volta che succede. Che succede? Era morto il papà, avevano fatto il funerale. Questa abita fuori dell'Italia, sono molto molto lontano, quindi non ci pensavo di chiamarmi prima. Il fratello addirittura ho scoperto con il mio follower, se, perché mi avevo contattato, mi ha detto, mi chiama perché non avevano potuto seppellirlo, perché aveva chiesto il seppellimento nella nuova terra, diluviava e avevano procrastinato, no? E sono andato lì io poi a benedicire la salma durante la mia chiesta, dico subito, per carità, è stato anche un modo bello per vedere, sono queste belle cose quando mi diventa. La seconda volta, addirittura invece di un mio amico, c'era il funerale del padre, ha chiamato la sorella, dice, ah, abbiamo saputo, la vedeva da 30 anni, e dico oh, molto molto volentieri, che problema c'è? Però per esempio lì sta, dice, sicuramente se papà avesse visto sarebbe rimasto molto contento, dico. Dico, come? Ma guarda che papà si è visto tutto quanto dall'inizio alla fine, tutto quello che è successo adesso, eh? Non è che papà adesso dorme o sta in altre faccende affaccendato, ma io non ho nessun dubbio che è così, capite? E allora, fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale, quindi su questo bisogna rassegnarsi, cioè mi suicido. Allora, quanto noi vogliamo fare, noi gli uomini ogni tanto giocano a fare i padri eterni interni, gli piace fare questi giochi, giocano ad essere Dio, capito? Quando uno gioca con la vita, sta giocando ad essere Dio, ma ciao bello, non si può giocare ad essere Dio, perché Dio è uno, quindi quando si tocca la vita uno sta facendo, fai giochi da grande, gioca ad essere Dio, la vita non si tocca, d'accordo? Siccome Dio è la vita, è Dio che la dà, ed è Dio che decide quando si toglie, punto e basta. C'è credi, non c'è credi, ti piace, non ti piace, fa come ti pare, d'accordo? Allora, chi si suicida, adesso se, capite, qui stiamo parlando del suicidio, non dei suicidi, cioè delle persone che si suicidano, i cui drammi umani ed esistenziali affidiamo alla misericordia di Dio e solo Lui li giudica, ma il fatto in sé non è una soluzione, a parte che è una risposta sbagliata a un problema giusto, d'accordo? Perché uno si toglie la vita perché sta disperato, generalmente, perché dice mi tolgo la vita così finiamo di soffrire. Eh no, figlio mio, cominciamo a soffrire peggio se te la togli malamente. Non abbiamo il potere noi di annientare il nostro essere e nemmeno di annientare l'essere di nessuno. Perché il buon Einstein, anche se lo diceva in riferimento alle realtà fisiche, però aveva colto una grande verità di fede, cioè nulla si crea, nulla si distrugge, è verissimo, perché nulla si crea da solo, perché tutto quello che vediamo l'ha creato nostro Signore. Gli uomini, anche con tutta la loro sapienza e scienza che hanno adesso,
non sanno creare manco un discolo di polvere, capito? Zero. Sanno soltanto rielaborare materie esistenti o preesistenti, applicare leggi complicatissime, fisico, chimico, matematiche, facciamo grandi farmaci, facciamo grandi computer. Io mi chiedevo sempre da piccolo, questo, c'ho avuto la legge del contrappasso, a me non mi piaceva la matematica, proprio la matematica, io siamo sempre stati proprio, e dicevo sempre, ma tu mi devi dire a che serve la matematica, una volta che io so che 2 più 2 fa 4, che 3 per 2 fa 6 e che 8 per 8 fa 88, non è vero, sto scherzando, dico, ho finito, no? Dico, che altro mi serve? Cioè, mo mi trovo a lavorare con computer, cose, impicci, imbrogli, che sapete che è un computer, no? Sapete che è un iPhone, l'iPad, i computer, sono tutti codici, è tutta matematica, capito? Cioè, la parte fisica, di uno, la parte software, tutto capito? Io mi trovo, il mio contrappasso, cioè, nel senso mio la matematica, trac, rinchiodato, basta, ma impazzì con tutti questi codici, così t'impari con tutte le stupidaggini che hai detto quando eri piccolo, no? Però sono tutte quante rielaborazioni di materie preesistenti. Quindi l'anima è immortale, non ci si può fare niente. Io non ci credo. Capite? La fede è una grazia. Attenzione a capire una cosa, Perché la fede non è una pia illusione. Io ci credo. Attenzione, perché la fede è semplicemente un mezzo di conoscenza, che questo si trova scritto nel catechismo, cioè una verità, una porta di accesso ad una cosa che è vera a prescindere dal fatto che tu ci credi o non ci credi. La fede è semplicemente la porta d'accesso, perché l'anima è mortale anche di quelli che non ci credono. Cioè l'inferno, il paradiso e il purgatorio esistono per me, per i musulmani, per i buddisti, per gli shintoisti, per gli sciamani, cioè la trinità. Cioè i musulmani credono che esiste soltanto Allah, tu puoi credere quello che ti pare, tanto quando sei morto vedi la Santissima Trinità, capito? Fa quello che vuoi, capito? Per cui la fede è una condizione di privilegio, d'accordo? Che nel senso che ti mette in contatto con qualcosa che è, soltanto che non lo puoi dimostrare adesso qui, non ci puoi avere accesso diretto, capito? Quindi l'anima è immortale, ci hanno arrivati anche alcuni filosofi con persone intelligenti che facendo funzionare bene il cervello che Dio ci ha creato c'erano arrivati, no? Ma questa è una verità di fede, d'accordo? Quindi che l'anima sia immortale è mortale. Quindi se tu te spari non hai risolto il problema, affatto. E la cessazione della vita del corpo non significa cessazione della vita o fine della sensibilità, perché come vedremo la sensibilità che si ha fuori del corpo è molto aumentata rispetto a quella che si aveva prima. Non è che diminuisce, dice, beh, io sto soffrendo, pensando a tutti i dibattiti sull'eutanasia, tutti quanti i casi che ci sono stati, sto soffrendo troppo, non ce la faccio più, e quindi, tanto gli daranno ragione, perché adesso la mentalità dominante lo sappiamo bene che cos'è, io non ho nessun dubbio che alcune vicende giudiziarie sarebbero finite come sono finite, proprio ci avrei proprio messo, no, la mano sul fuoco, quattro mani sul fuoco, dico, vediamo se mi bruciano, proprio non devono essere nessunissimo dubbio, nessuno, d'accordo, perché l'andazzo si sa. Ma siamo sicuri che quella persona ha finito di soffrire? Non si può dimostrare. Io non ne sarei così tanto sicuro, insomma, però. Libertas, come dire, no? Ecco. Ricevere la sua anima immortale, la retribuzione eterna. Sapete quanta gente passa attraverso sorella morte? Io ci penso, ma ci penso con il cuore sofferente. Poi, sorpresa. Il diavolo è il grande, come dire, sorprenditore, si può dire così, quello si sbudella e si diverte, no? Dice, dopodiché, sorpresa, eccomi qua, e adesso che facciamo? Posso guai adesso che facciamo? Perché se uno muore malamente, posso proprio guai adesso che facciamo? Ma voglia parlare della misericordia di Dio, parla della misericordia di Dio, parla, capito? La retribuzione eterna, attenzione, anima immortale, retribuzione. Ah, per capire bene i termini, che cos'è la retribuzione? Io me lo faccio un po' il giurista, d'accordo? Quando è che noi siamo retribuiti? La retribuzione è il compenso secondo giustizia del tuo lavoro. Se io ho un dipendente, quello che io pago al dipendente è retribuzione. Cioè, tanto hai lavorato e tanto te pago. Se ti pago 10 ore al mese e tu hai lavorato 30 ore, 30 per 10 sono 300 euro. Se tu ne lavorate 300,
3.000 euro. Tanto hai fatto e tanto te do. Allora, dire la retribuzione eterna significa che immediatamente nel giudizio particolare, sapete che il giudizio c'è riferimento con giustizia. Che ha detto San Paolo prima? Ci troveremo dinanzi al tribunale di Cristo, San Paolo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle azioni compiute, sia in bene che in male. Cioè, dico queste cose perché oggi con gli usi malsani della misericordia, per carità, la misericordia di Dio salva dall'inferno molti peccatori che se non fosse veramente con un gesto, con un miracolo della divina misericordia avrebbero una brutta fine. Attenzione, ma non è la stessa cosa la morte di uno che viene salvato all'ultimo momento dalla morte di una persona che nella vita ha servito il Signore. Questo bisogna dire, cioè, i gradi di gloria che ci stanno in paradiso sono differenti. Cioè, ci sono delle testimonianze, certamente sono rivelazioni private, non sono bellissime, che trovano proprio capire. Cioè, ma voi pensate che Padre Pio in cielo goda di Dio e di tutta la gloria accidentale, così come il peccatore che all'ultimo istante della vita, rispondendo all'ultimo richiamo della grazia, Signore mio, ho sprecato una vita intera, dovrei solo andare all'inferno, abbi pietà di me. E per quest'abbi pietà di me, noi speriamo, usiamo credere, quello all'inferno non ce va, ma quella è una vita completamente sprecata. Di che cosa lo retribuisce il nostro Signore? Che per miracolo, perché ha invocato tutti quanti i meriti, l'onore delle mie sofferenze, inferno, ma poi carto da dove là? Certo, ci avrà la gloria essenziale, se va in paradiso quando lo vedrà, dopo la purificazione lunga, non è la stessa cosa, stassene 4.000 anni in purgatorio, oppure andare in paradiso dopo 2-3 ore del purgatorio, è la stessa cosa. E non è la stessa cosa andare in paradiso secondo quello che possiamo rappresentarci in alto, che hai capito? Perché se noi non teniamo presente queste cose, e allora la vita è completamente indifferente, che lo faccio a fare bene? Sì, certamente il bene dà anche una soddisfazione, come dire, immediata, perché se tu fai il bene sei contento che hai fatto qualcosa di buono, so, però quando poi il bene diventa faticoso, quando il bene diventa eroico, vabbè, chi gli fa, tanto poi Dio mi perdona. Dico, sì, per carità, cioè, ma questo che significa questo qua? Cioè, su questo bisogna ancora fare un pochino di attenzione, perché col passare del tempo non vedo che non è che queste cose si attenuano, aumentano, insomma, quindi. E non va bene, non, retribuzione, cioè tanto hai fatto e tanto ti ritrovi, ma neanche una virgola, e su questo Dio non cambia manco una virgola, eh. Cioè il nostro paradiso, sperando che ci andiamo, non sarà nemmeno di un micron superiore a quello che ci siamo meritato per quanto riguarda la gloria. Non ci sono figli dell'oca bianca, non c'è papa, non c'è vescovo, non c'è cardinale, non c'è frate, non ci sono figli dell'uova dell'oca bianca, eh. Perché è rigorosamente proporzionata alla giustizia, così come vedete, le pene dei dannati sono rigorosamente proporzionate al numero e alla quantità dei peccati. Perché vedremo poi, Dio non permette che un poveraccio dannato, perché si prende cura anche di lui, sia tormentato più di quanto sia meritato. Vale di sopra, vale di sotto, questa è una cosa rigorosissima. Cioè, in Dio giustizia e misericordia, a parte che sono la stessa cosa, anche se questo è un concetto per noi difficile da capire, perché la sostanza di Dio è assolutamente semplice, per cui noi li distinguiamo tutti quanti gli attributi, ma in Dio sono tutti quanti, sono una cosa sola, capito? Questo è difficile capirlo, perché noi non siamo sostanza assolutamente semplice come l'Altissimo, ma in Dio è così, d'accordo? Però sono due cose che procedono insieme, misericordia e giustizia, non sono mai da disgiungere l'una dall'altra, mai, per nessun motivo. Ecco, allora, in un giudizio particolare, quindi giudizio particolare significa, lo vedremo, non è come i nostri processi. Io scherzando quando ne parlo con quei ragazzi, sapete, qui parla ancora da giurista emerito, ecco, antico, arcaico, tu vai al processo, vedi pure oggi, no? Il processo penale che sta il presidente, quando non c'è la corte d'assise, poi sta il giudice all'altra, a destra e a sinistra, no? Quindi si pensa a Padre, Figlio, Spirito Santo, ecco. Poi il pubblico ministero che è il diavolo, dice, ah, questo ha fatto questo, questo ha fatto... E poi c'è l'avvocato di persona che l'angelo giusto dice, no, sì, ma aspetta, poveraccio, ma questa volta questo stava ridotto male, gli si è svegliato la mattina storta, abbi pietà, no? E poi alla fine si riunisce la corte, dice, che famo? Vedremo che non è così. Però il concetto di ciò che il giudizio è, perché il giudizio è un accertamento della verità al fine di dire colpevole, innocente,
libero. E se sei colpevole, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, cioè il concetto che indica questa realtà è un fatto reale. E qual è il termine di riferimento per un cristiano? È la vita di Cristo. È la vita di Cristo. È il progetto di Cristo. Ma se uno vuole vedere, c'è la vita di Cristo e c'è la tua. Cioè, sto molto disegno. Allora comincio a pensare. E le domande fanno sempre a... è peccato, non è peccato, è peccato mortale, è peccato veniale, per carità. I peccati mortali sono peccati mortali, i peccati veniali sono peccati veniali. È diverso un peccato da una mancanza, un atto di virtù. Io sono il primo, insomma, a dire queste cose qui, no? Però se uno va a stringere, cioè quando, se tu vuoi sapere, dice, la tua vita viene giudicata in rapporto a Cristo, cioè quanto somiglia la tua vita, le tue azioni, i tuoi pensieri, il tuo stile a quello del nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? Cioè, e se uno lo conosce bene il Vangelo, la vita di nostro Signore, non ci vuole tanto, insomma, a regolarsi. Se gli assomiglia tanto, sarà una grande gloria. Se gli assomiglia poco, sarà una piccola gloria. Cioè, Gesù non ti riconosce come suo amico, d'accordo? Come amico suo, cioè come uno che c'è stato sempre da... ti riconoscerà come un suo figlio, come una sua creatura, per carità, dovrà perdonarti tante cose, ma la nostra vita è il rapporto a Cristo. Il rapporto a Cristo è il rapporto a quello che Dio avrebbe pensato per noi, che bisogna vedere se come e quanto l'abbiamo fatto, no? Cito di nuovo il Cardinal Petrocchi, perché ce lo diceva sempre a noi, e diceva bene che nel giudizio particolare, adesso poi vedremo subito che cos'è, si vedranno due cose: la mia vita come è stata e la mia vita come sarebbe dovuta essere. Perché la nostra vita, cioè per esempio il mio domani, il mio dopodomani, il mio tra un mese, il mio tra un anno, come sarò se ci arrivo a 70 anni? Che starò a fare a 70 anni? E che ne so? Se a me a 18 anni mi avessero detto che 30 anni dopo stavo a Sermoneta da parroco a fare incontri con gli adulti, dicevo, ma insomma, io ero appena innamoratissimo, fidanzatissimo al settimo cielo, già convintissimo, studente matricola universitaria, che pensavo di dover fare tutte queste cose, grande magistrato, cioè, dico, ma insomma, non me lo immaginavo. Ma il nostro Signore si sputellava da risate, mi vedeva tutto così, con tutte le mie cose, si sente preoccupato, ci fa giochicchiare un pochino, no? Ma lui lo vedeva già, quanti ne abbiamo? Oggi 1 febbraio 2020, ore 16:40, 18 anni fa, per noi questo è un gioco da ragazzi, d'accordo? È solo che avrei potuto non essere qui, d'accordo? Ora, questo Dio sa sia quello che sarebbe dovuto essere, sia quello che effettivamente sarà. È tanto quanto queste due cose combaciano, quanto più abbiamo avuto una grande vita. Petrocchi ci diceva, c'era sempre l'esempio delle due mani, cioè tu c'hai due mani, no? Queste sono, diciamo, se le metti così combaciano. Ecco, se la tua vita con quel progetto di Dio è stata così, grande gloria in paradiso, il massimo che era possibile per te. Niente purgatorio, e anche la vita qua giù è stata una bella vita. Se è stata così, poi ci sono varie variabili, no? Quanto ti dissoci, rimani fondamentalmente unito, vai così, ha voglia a fare disegni con le parole così, ci rimane proprio un'antichia, insomma. Il problema è se stanno così. Perché se stanno così, tu hai scritto un altro libro, Non c'è contatto con Dio, e quindi stai separato, che solo di essere separato da Dio, lo capite da solo. Si dannerà immediatamente per sempre. E qui, nella sentenza finale, descrive i possibili esiti del giudizio particolare. O passerà attraverso una purificazione, e questo è il purgatorio, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, e questo è il paradiso. Oppure si dannerà, attenzione, immediatamente per sempre. Attenzione a quel per sempre, perché in molti ogni tanto ritorna l'apocatastasi di origine, non ci credono che l'inferno è eterno. Anche qui, con la capoccia, come dire, deformata da un'immagine balorda e falsa della misericordia, che diceva: ti pare che se Dio è misericordioso sopporta che un suo figlio soffra eternamente? Ma che dici? Ma che dici? Ma che c'entra la misericordia di Dio? Cioè, tutti questi concetti che non sono... Quindi questa è una verità di fede fondamentale. Siamo al punto seguente. Lasciato il corpo, l'anima incontra immediatamente il Cristo glorificato nella gloria di giudizio, subito. Allora,
Poi andiamo a vedere qualche altro dettaglio. Primo, che cosa succede? Siamo già andati oltre. Dopo la morte, allora, il punto discriminante, quello che segna anche il nostro giudizio, abbiamo già visto, è la nostra volontà. È come sta messa la nostra volontà. Che la nostra volontà può stare in stato di grazia, quindi di amicizia con Dio, oppure no. Ora, nella vita terrena, noi siamo fortunati perché la nostra volontà è mutevole. Questo, se da un lato ci fa vivere sempre sotto certi punti di vista con la camicia gelata, perché io domani potrei impazzirmi, ed è già successo nel corso della storia, a fior di personaggi, cioè uno ha fatto tanto una vita buona a destra e a sinistra, e il diavolo ti fa una bella, pensate a un caso bruttissimo, famosissimo, quindi io non faccio nomi, ma questo è andato tutti i giornali, tutte le cronache, lo ricorderete tutti quanti, povero Monsignor Milingo. Quelle cose, guai a chi giudica, quello può succedere a tutti, può succedere, perché il diavolo è furbo, il diavolo non smette fino alla fine, poi usa tutte quante le sue sortileggi, le sue impapocchiamenti, i suoi pifferi magici, quindi bisogna stare attenti. Nel Nuovo Testamento è scritto: chi crede di stare in piedi, badi di non cadere, faccia attenzione. Nessuno di noi sta al sicuro, nessuno. E bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. E oggi più che mai bisogna stare molto attenti, perché il modo con cui il diavolo ti stecca è differente, cioè conosce bene i nostri punti sensibili e il modo con cui potrebbe spugnare la nostra casa. Quindi solo chi è umile si scampa da questa cosa, dice: no, ma a me non mi fa niente. No, no, a te ti fa. Rimani stretto in comunione con il nostro Signore, prega, non per niente nel Padre nostro diciamo sempre: ancora per un po' non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tanto la sostanza la diremo sempre uguale, ecco. Quindi non a caso abbiamo questa petizione. Quindi solo che al momento della morte accade, avete visto, tanto per capire, è una sorta di ibernazione, capite, di radicalizzazione, di come ti trovi così rimani. Se tu nella morte, al momento della morte, ti trovi non in stato di amicizia con Dio, la volontà si radica in quella situazione. È la separazione del corpo che produce questo effetto, perché noi cambiamo, perché questo è un discorso un pochino complicato, lo spiega quando parla della differenza che c'è tra gli angeli e tra gli uomini. Voi sapete che agli angeli basta il primo atto che fanno, il primo. Se il primo atto che fanno è buono, rimangono buoni per sempre. Se il primo atto che fanno è cattivo, rimangono cattivi per sempre. Questo in linea di massima lo sappiamo. Il peccato di Lucifero è stato uno. Da allora, ma Lucifero non può convertirsi. Al tempo stesso non vuole, ma non vuole perché non può. È terribile questa cosa qui, Perché? Perché le funzionalità psico-intellettive, volitive di uno spirito sono perfettissime. Per cui noi quando facciamo qualcosa non ci rendiamo mai perfettamente conto di quello che stiamo facendo. Ma anche quando la stiamo. Perché tu stai a fare un peccato grosso quanto una casa, però vai sempre a pensare: ma chi l'ha detto che questo è peccato? Ma siamo proprio sicuri? Ma a me non mi sembra tutto sto gran male. D'accordo? Questo, se da un lato è un nostro limite, perché possiamo combinare un sacco di guai, come fa un sacco di gente che dice: se pensa che sono io soltanto bravo, non faccio peccati, poi se il nostro Signore mandasse un pochino di luce, si pierebbe una pistola, si sparerebbe, d'accordo? Perché vedrebbe un disastro totale. Però è anche il principio della nostra possibilità di salvezza, d'accordo? Perché non diventiamo totalmente cattivi, perché se rimane un pochino aperto, quando il nostro Signore ti accoglie mandando un pochino di luce, tu te ne accorgi e ti converti. Gli spiriti non hanno questa possibilità. Cioè, il peccato che ha fatto Lucifero lo ha fatto sapendo, primo, tutte le conseguenze che avrebbe incontrato, secondo, che sarebbe stata una via di non ritorno, terzo, che sarebbe stata una battaglia persa. Cosa è messa a combattere contro Dio? Cioè. E nonostante questo lo ha fatto, quindi cioè, la volontà si radica totalmente nel bene o nel male scelto, perché è una scelta, non la possiamo capire, lucidissima, capite? Cioè immaginate se io facessi una scelta e se io sapessi, per esempio, noi non lo sappiamo,
poi ogni tanto qualche mistico della situazione oppure qualche catechesi di Don Leonardo ti dice alcune cose e uno gli viene infarto, d'accordo? Capito? Nelle catechesi antiche raccontavo le penitenze che davano per i peccati impuri, forse le dovrò togliere dal web per qualcuno se siete, ma è la verità però, dice, va, se ti davano gli anni di digiuno a pane e acqua per un rapporto prematrimoniale, allora forse sarà grave. Oggi non si danno queste penitenze e quindi ne fanno delle cose crude perché dici, ma che sarà mai? Allora io perché raccontavo quelle cose? Dico, sicuro che perché sarà mai? Dico, saranno stati pazzi, saranno stati esagerati, saranno stati altri tempi, ma nel corso della storia della Chiesa questo è successo. Siamo pazzi noi o erano pazzi loro? Io questa domanda, quando l'ho saputo quelle cose, me la sono fatta e come tale la ripropongo, poi rispondiamo, insomma, no? Oppure qualche mistico della situazione, anche queste le raccontavo, Santa Caterina da Genova una volta vide un mostro terribile, terrificante, che la voleva mangiare, non ha dormito la notte per 2 giorni, questo me lo ricordo, l'ho letto tanti anni fa, gli appare il nostro signore e dice, ti ho fatto vedere che cos'è una bugia di scusa. Eh? Oppure le anime tipo Santa Margherita Maria la Cocca, che vedevano le anime del purgatorio, dice, quella che aveva chiacchierato, sparlato male, cioè aveva il pettine infuocato che gli passava sulla lingua, cosa, il nostro Signore le ha disseminate nelle vite e nei scritti dei santi. Io ogni tanto ne ricevo fuori qualcuno, ma non per terrorizzare il prossimo, non è, non importa niente di terrorizzare il prossimo, no? Si tratta semplicemente di un risveglio di una coscienza, capito? Quindi perché noi facciamo la vita da allegri spensierati? Perché non abbiamo questa cognizione. Cioè tu leggi per esempio Santa Margherita ti racconta questo episodio, cioè, ma questa sarà stata una mezza invasata, insomma, questa sarà stata una esagerazione, insomma, no? Noi abbiamo sempre questa possibilità, un angelo non è così. Allora, quando noi moriamo diventiamo come loro, perché capite, le nostre facoltà non hanno più la debolezza di essere iscritte, perché noi sappiamo che noi pensiamo e vogliamo attraverso il cervello, ma non è il cervello che vuole, è la nostra anima che vuole attraverso il cervello, però, che è un organo corporeo e materiale, quindi risente tutta l'altra l'imperfezione del limite della materia. Ma quando sei morto questo non c'è più. E questa situazione è reversibile, per questo che succede quando uno si danna? Perché si danna? Perché la tua volontà è morta, è in stato di inimicizia con Dio, e se sei nemico di Dio, sei amico del diavolo. Il diavolo ti prende, si prende quello che è suo e se lo porta con sé. Questa situazione non può cambiare più. Quindi non è che c'è la misericordia di Dio, cioè Dio c'ha, allora, Dio non c'ha misericordia di Lucifero, cioè. Qui bisogna farsi tante belle domande fatte bene, cioè Lucifero è diventato Satana ed è eternamente quello che è perché Dio non c'ha misericordia di lui? Vogliamo dire questo? Vogliamo bestemmiare, dirla bella grossa la bestemmia in questo modo? O perché è tutta colpa sua? Capite? Allora, poi non bisogna immaginare, come vi dicevo prima, Aulo, tribunali. Allora, che cos'è in particolare il giudizio particolare? È la luce, è la luce della coscienza, la luce di Dio che ti invade e tu vedi, cioè adesso per esempio, esperienza dei poveri preti, io vedo qualcuno che sbaglia da un punto di vista proprio oggettivo, e c'è tanta pregato per i preti, perché è difficile farlo bene, no? Perché nessuno è contento di essere mortificato, quindi la grossa difficoltà quando uno parla in pubblico è un discorso, ma quando uno parla in privato è un altro discorso. Perché tu una persona la devi saper prendere, la devi condurre per mano, senza mortificarla, devi cercare di farla riflettere, di farci arrivare da sola che sta sbagliando, capito? Ed è difficile, perché tutti quanti noi ci sentiamo male, insomma, quando dobbiamo prendere coscienza che stiamo facendo qualcosa che non va, ed è difficile. A meno che però non arriva la luce e te ne dà l'evidenza, cioè quando noi staremo lì, ecco che cosa c'è, non c'è niente da fare. Poi tu quando correggi una persona, questo lo dico io, questo comincia, si giustifica, ma io non l'ho fatto apposta, ma no, ma questo, però è colpa questa. Quindi c'è stata una montagna di cose, è difficilissimo, sono processi che è molto difficile imparare a dominare fino a quando siamo in questo mondo, ma quando stiamo davanti a Dio questo è stato, quindi altro che pentimento, cioè è una cosa istantanea, tu vedi tutto, rivede tutta la sua vita con gli occhi di Dio, quindi ogni minimo
atto cattivo, anche piccolo, Gesù dice anche una parola inutile, dice nei Vangeli. E prende coscienza anche del bene, carità, tutto il bene che abbiamo dimenticato, eccetera, eccetera. E quindi non è che ci sta la corte che si raduna e poi dice, dunque, tu stai lì, dice, dove manderà? All'inferno, al purgatorio, al paradiso. In un istante tu ne prendi immediatamente coscienza, lo sai tu. Ci vai da solo, per certi aspetti, all'inferno, al purgatorio, al paradiso. Finiamo, ultima slide. Chi deve andare a messa stia tranquillo. Il giudizio è quindi immediato, e immediata è la sentenza, che l'ania potrebbe darsi anche da sé, e scatta immediatamente, dopo questa istantanea presa di coscienza, cioè l'operazione divina, che è una cosa bellissima, no? A noi ci piace tutto e subito, un attimo, è un istante, e viene immediatamente eseguito, si parte subito, purgatorio, inferno, paradiso. E di tale verdetto l'uomo conosce la motivazione, attenzione, la sua incontestabile giustizia. Cioè i dannati bestemmiano Dio, odiano Dio, ma lo sanno che stanno esattamente dove si meritano, perché se lo sono meritati, sputando per una vita sopra tutti gli interventi di Dio e della sua grazia per cercare di risparmiargli del tormento eterno che vivranno. Questa è la cosa più terribile, è il rimorso di coscienza, capite? Che non è che dice forse mi sono sbagliato, no, ti sei sbagliato, hai sprecato una vita, e questo è un dramma, questo è il giudizio particolare.